La casa del Grande Fratello è stata nuovamente colpita dall'inaspettato. Mentre l'aria si impregnava di tensione, Giuseppe ha avvertito un altro malore, e Stefano, con prontezza, ha notato i rumori provenienti dal bagno, segno inequivocabile di qualcosa di sbagliato. Prima di continuare con questo video, ci teniamo a chiedere il vostro supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lascia un mi piace al video. Grazie mille! L'allarme è scattato immediatamente, e gli altri coinquilini si sono precipitati in suo aiuto. Questo non è stato un evento isolato. In passato, Giuseppe ha già dovuto abbandonare temporaneamente la casa per motivi di salute. La preoccupazione si è diffusa rapidamente tra i fan, ma il fratello di Giuseppe ha rotto il silenzio, assicurando a tutti che si stava riprendendo. Questo annuncio ha portato un respiro di sollievo tra i sostenitori, anche se molti restavano ansiosi per il suo futuro all'interno della casa e il possibile impatto sul gioco. Mentre la tensione diminuiva leggermente, le discussioni sull'evento continuavano. Alcuni temevano che la salute di Giuseppe potesse compromettere il suo percorso nel reality show, mentre altri erano divisi tra l'ansia per la sua salute e la curiosità di sapere di più sulla sua condizione. Nel frattempo, la produzione del Grande Fratello stava valutando attentamente le opzioni per garantire il benessere di Giuseppe. La priorità assoluta era la sua salute, e tutte le precauzioni necessarie sarebbero state prese. Le parole rassicuranti del fratello di Giuseppe hanno portato un senso di speranza a tutti coloro che si preoccupavano per lui, anche se l'attenzione rimaneva concentrata sul suo stato di salute e sulla sua partecipazione futura al programma. L'ansia e la speranza si intrecciavano mentre tutti aspettavano ulteriori aggiornamenti sulla situazione, nella speranza che Giuseppe potesse recuperare completamente e tornare a vivere la sua avventura nella casa del Grande Fratello. Fateci sapere cosa ne pensate con un commento e inoltre vi ricordiamo un piccolo supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lascia un mi piace al video. Grazie mille!